Il duca di Savoia, Carlo Emanuele II, tra il 1658 e il 1659 riformò profondamente il suo esercito. A quello di bande a soldate sostituì il sistema dei reggimenti permanenti di proprietà dello Stato. Il primo reggimento permanente di fanteria di linea fu il Reggimento delle Guardie, istituito con l'editto ducale del 18 aprile 1659. Il duca di Savoia, veedore e contadore generali, nostri favoritissimi, vogliamo che sia data la levata agli capitani del nostro reggimento di guardia per i soldati che devono fare, e ciò a proporzione della paga stabilitali, onde vi diciamo di spedire le vostre livranze per detta levata a ragione di 33 per ciascun soldato e per fanti 1029 solamente, li quali, con i fanti 171 che si trovano in essere nelle 5 compagnie di Marolais e di Blanc Rocher, che entreranno nel suddetto reggimento di guardia, fanno li 1200 da noi stabiliti in 12 compagnie. Tanto eseguite, e Dio nostro Signore vi conservi. Nel 600 e 700 tali soldati erano elementi arditi, alti e specializzati nel lanciare granate a mano, che in combattimento marciavano in testa alle colonne d'assalto di battaglione. Da questo deriva il nome granatieri. Nel 1776 il duca di San Pietro, ufficiale del reggimento delle guardie, donava a questo 120.000 lire vecchie di Piemonte, fissando nell'uso della rendita e comportante tra l'altro la celebrazione, nell'anniversario della propria morte, di una messa solenne alla presenza del reggimento in armi. Ancora oggi, il 18 febbraio di ogni anno, i granatieri rinnovano l'impegno che non hanno mai sospeso, neppure durante i periodi bellici. La celebrazione si svolge a Roma, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Piazza della Repubblica. Sardegna sono l'unico corpo armato in Europa che sfila in armi lungo le strade della capitale per onorare un impegno privato non istituzionale.
momento della cerimonia con il catafalco del benefattore. Nel 1718 i granatieri difesero la Sicilia dall'invasione spagnola. Pochi di essi tornarono in Piemonte. A ricordo di quel periodo fu concesso di apporre sulle giberne dei granatieri due placche dorate con impressa l'aquila palermitana. Nel 1747 il reggimento granatieri sul Colle della Sietta ottenne una memorabile vittoria sull'esercito francese. In memoria di tale fatto d'arme, il re ordinò che sulle loro giubbe venissero applicati i bianchi alamari come contrassegno di nobiltà. Tutt'oggi, posti sul collo e sulle manopole delle uniformi, rappresentano il caratteristico distintivo dei granatieri. Nei 352 anni che ci dividono dal 18 aprile 1659, la specialità ha subito varie trasformazioni, pur mantenendo sempre alcune caratteristiche peculiari, tra le quali l'altezza superiore alla media. Nei secoli passati, durante le battaglie, la posizione sul campo del colonnello comandante il reggimento era segnalata dalla bandiera colonnella che lo seguiva costantemente. Ancora oggi, in tutte le manifestazioni, la bandiera colonnella è sempre affiancata al comandante del reggimento. La banda dei granatieri di Sardegna accompagna il reggimento in tutte le manifestazioni. Essa è formata da maestri di musica e volontari. Ultimamente si sono aggiunti anche elementi femminili. Gli strumenti della banda sono periodicamente sostituiti con i proventi della Fondazione Duca di San Pietro. Dal regolamento del 1755, i granatieri non portano il cappello tricorne come il resto della fanteria, ma il berrettone impellicciato. Mentre i fanti salutano togliendosi il cappello tricorne, i granatieri salutano portando la mano al berrettone. Il presidente Napolitano a Porta San Paolo, 8 settembre 2006. L'8 settembre 1943 i granatieri iniziarono per primi la resistenza all'esercito tedesco, combattendo in Roma, a Porta San Paolo, alla Montagnola e in altri caposaldi intorno alla capitale. Il primo caduto civile in armi a Porta San Paolo fu un capitano di complemento dei granatieri, invalido di guerra e in convalescenza, che si unì ai militari nella impari lotta contro i tedeschi. Uno dei tanti servizi che espletano i granatieri è la guardia al Quirinale. La cerimonia del cambio della guardia si svolge ogni giorno nelle prime ore del pomeriggio nella piazza di fronte al Quirinale ed è sempre seguita con interesse da cittadini italiani e stranieri. I granatieri non sono solo il reggimento di rappresentanza della capitale, ma partecipano anche al controllo dei siti sensibili in Italia e alle missioni all'estero. Tra il 2006 e il 2007 i granatieri sono stati comandati in Kosovo. Il 2 marzo 2007 vengono resi gli onori militari alla bandiera di guerra che ritorna in patria. ...1974... Gli anni passano, le guardie restano. Un plotone di granatieri si prepara per la guardia al Quirinale. Il tenente che lo comanda è ora generale. I granatieri congedati, tornati alla vita civile, sono ormai vicini al pensionamento. La caserma Gandin di Forte Pietralata in Roma, dal dopoguerra è la sede storica dei granatieri.
dell'Associazione Granatieri di Sardegna, con tutte le onorificenze ottenute in 352 anni di storia. La continuità delle tradizioni e la custodia dei valori storici della specialità è rappresentata dall'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna. Le sezioni sono presenti in tutto il territorio nazionale. I granatieri di oggi, come di ieri, sono pronti, con perfetta forma e magnifica disciplina. Granatieri di ieri, come di oggi, sempre pronti, con perfetta forma, magnifica disciplina. Conosciamo la guerra da 352 anni. Nessuno più di noi può amare la pace. Tanto eseguite, e Dio, nostro Signore, vi conservi.